Buongiorno a tutti quanti e benvenuti qui alla Lele di Mora, qui in questa piccola realtà strömstadese di Strömstad. E niente, oggi è il giorno 24 giugno, Midsommar, è un giorno di grande grande festa per gli svedesi. Di conseguenza io ho deciso di prendere la mia bellissima attrezzatura, la robetta che c'ho, e di farmi un bel giro in bicicletta. Oggi arriveremo fino al confine con la Norvegia, attraverseremo una parte di Norvegia, riscenderemo dalla punta più a sud della Norvegia per poi chiudere una sorta di anello, insomma un bel giretto che mi ricondurrà a Strömstad dopo aver fatto circa 100-105 km. E niente, ovviamente come al sempre è tardi e niente, direi di mettermi in marcia. Da questa festa di Ferragosto, perché Midsommar sarebbe Ferragosto per gli svedesi, è tutto da Strömstad. Io e Alces, la mia amichetta Alce, vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata. Peace, Aladino. Ecco la Speranza che mi attende. Giuro, Speranza mia, che ti farò fare il bagnetto a breve, ok? Siamo partiti e stiamo per lasciare Strömstad. Qui di là c'è la mia palestra naturale dove mi vado ad allenare di solito con i miei trail. Comunque dai, si va. Bellissima giornata oggi. Evento raro per Midsommar. In Svezia generalmente piove sempre. In questo giorno sono fortunato. Ci siamo, ragazzuoli! Siamo arrivati al confine con la Norvegia! Norvegia e Svezia! Svezia! Norvegia! Comunque si può notare subito come cambia, diciamo così, un po' l'ambiente circostante. Diciamo che la Norvegia è più un pochettino più selvaggia, questa, perlomeno in questa parte, cioè più montuosa, fra virgolette. In questa zona, ovviamente, a queste latitudini non ci sono tantissime montagne, sono un pochettino più su, un pochettino più verso occidente. Questo è un monumento, insomma, che segnala il confine. Il confine con la Norvegia, e siamo quindi nel comune di Halden. Ora faccio una pisciatina, cambiamo l'acqua e si procede. E siamo arrivati a Berbil, non so come si pronuncia. E B significa ovviamente villaggio, e poi sarebbe Ber davanti, quindi dovrebbe diventare Berbil, solo che fra norvegesi e svedesi ci sono un po' delle sfumature, delle differenze interessanti. Comunque, qui una cosa interessante da notare è che anche qua c'è il Kuststigen, cioè quello che ho fatto l'altro giorno attraversando Urost, quindi è un percorso molto molto lungo che attraversa, si estende insomma su una bella superficie sia in Svezia che quindi in Norvegia. È veramente un bel percorso e sentiero da fare. E
Fra l'altro abbiamo anche il Pilgrimsleden, che era quell'altro segnale che abbiamo visto sempre a Urust, questa croce. Questo però è più un cammino a sfondo religioso, perché praticamente segnala le vie che venivano percorse dai pellegrini una volta. E anche questo, ci sono comunque dei tratti del Pilgrimsleden in Svezia, ma anche in Norvegia. Ci troviamo nel comune di Halden, che sarebbe la città norvegese più vicina a dove sono io, praticamente. Ci troviamo qua giù. Sono partito da qua, Strömstad, che si trova qui, non è presente nella cartina. E niente, dovremo scendere per poi ritornare. Arrivo, Speranza! Quanto sei sexy, Speranza, troppo bella. Continuo a scendere e questo mi spaventa un po', perché poi ovviamente da qualche parte da risalire, come dicevamo prima, ci siamo divertiti a scendere e ora inizia a salire un po' consistentemente, ma diciamo in maniera costante e progressiva. Allora, siamo arrivati al primo vero pit stop di questo percorso. Questa è Prästbacke, questa è la chiesa di Prästbacke, quindi Prästbacke Kyrka. Un bel villaggetto, siamo arrivati da quella parte lì, abbiamo attraversato una serie di boschi e ora ci troviamo davanti a questo laghetto. È il posto ideale per fermarsi un attimo a mangiare una mela e bere un po' d'acqua. Direi che non c'è niente male. Ci siamo di nuovo, ragazzi. Siamo di nuovo vicino alla frontiera. Io e Speranza abbiamo raggiunto il confine con la Svezia, quindi per ora sto ancora camminando in Norvegia e qui, eccolo qua, confine con la Svezia, quindi ora sto in Norvegia. Allo! Questi bagnanti stanno in Norvegia e qui siamo in Svezia. Beh, si trova, devo dire, su un posto molto carino il confine, quindi Svezia. E Norvegia. Norvegia. E Svezia. Basta far il coglione. Eccoci qua. Questo posto si chiama Kungsjö. Mi sono dimenticato di dirlo prima e ora mi fermo un attimo per fare un bagnetto, ho deciso.
bellissimo bagno in questa acqua color Coca-Cola. Impressionante come i miei piedi, abbastanza schifosi, attraggano un sacco di pesciolini che vengono tipo come per farmi la pedicure. Comunque andiamo. Così in mezzo nel bosco mi accompagnerà fino a Vassbotten, che praticamente è dove mi fermerò per pranzo, dove raggiungerò i 70 km di percorso. Guarda che bello, guarda come si apre qua, perché hanno tagliato il bosco purtroppo, vabbè, però. E dove c'è una cascata che poi vi farò vedere. Vola, si vola! Giornata, che giornata! Attenzione, come si apre qui! Col brecciolino ora ci facciamo uno scoppio! Attenzione, guardate che bello! Ma che meraviglia è!
so se si vede, ma è uno spettacolo da qua sopra, veramente bello. Allora, cari ragazzuoli, siamo arrivati a Eljafallet, il che significa che ho portato a compimento i primi 70 km del viaggio. E niente, ora questo Eljafallet praticamente è una cascata che si trova proprio al confine fra Svezia e Norvegia. C'è un ponte, infatti, poi che attraversa, diciamo così, il rigagnolo, da dove poi c'è il fiumiciattolo, da dove poi parte la cascata, insomma, che ha le due bandiere proprio per indicare il momento in cui si passa il confine. E niente, qua, dato che sono arrivato a Västerbotten, perché la regione, cioè la zona, insomma, si chiama così, Västerbotten, mi fermerò per pranzo, per mangiare, perché non ho mangiato ancora niente, se non una mela e una banana. E niente, andiamo a vedere insieme Eljafallet. Norvegia. Allora, Norvegia, Svezia. Eccoci qua, cari. Come potete notare, sono qui spavanzato su questo tavolo, collassato dopo il pranzo. E niente, non potevo chiedere scenario migliore per pranzare. Quindi direi che mi sono ricaricato sia corpo che animo. E niente, mi attendono gli ultimi 35 km per Strömstad, per chiudere questo anello e questa bellissima, bellissima giornata, che finora è stata veramente meravigliosa. Mi ha regalato veramente tanto, tanto, tanto. E niente, non posso che sentirmi e considerarmi grato e fortunato. Quindi niente, ci vediamo a dopo, quando ci mettiamo in marcia. Ed eccoci di nuovo qua, al punto di partenza. Si vede l'acqua, siamo di nuovo in quel di Strömstad, dove tutto è iniziato questa mattina, dopo 104 km finora. Chilometro rimasto da fare. Eccoci, Strömstad.
Allora, eccoci qua, ritornati nella nostra cara Strömstad. Abbiamo chiuso questo giro ad anello sui 106-107 km. E niente, alla fine è uscita una giornata meravigliosa, sia per il tempo, spettacolare, ma anche per i posti che ho visto, che sono stati veramente favolosi, quindi anche l'itinerario molto molto bello. E niente, ora ovviamente ho chiuso il tutto con un bel bagnetto, che me lo meritavo e ci stava. Ora me lo farà un altro. E niente, direi che questo video si può chiudere qua. Spero che non vi siate annoiati a seguire la mia avventura di oggi. E niente, godetevi sempre la natura, ma ricordatevi sempre di rispettarla. E per me è uscita, c'è un mondo di cose da vedere là fuori. E niente, io vi saluto da Strömstad, vi mando un abbraccio forte e ciao cari.